Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In uno degli scorsi video ho montato delle luci in questa soffitta che si accendono con un normale interruttore a fianco della porta. Quindi, per capire meglio ciò che farò oggi, vi consiglio di andare a vedere prima quel video se non lo avete già fatto. Qualche giorno dopo ho deciso di ridipingere la porta della soffitta perché era un po' rovinata. Mentre rimontavo la porta dopo averla dipinta mi è venuta un'idea. E se le luci si accendessero appena viene aperta la porta? Oggi quindi vedremo come automatizzare delle luci in modo che si accendano appena viene aperta la porta e si spengano quando viene chiusa. Il tutto con una spesa di circa 10 euro. Iniziamo! Per automatizzare queste luci ho pensato a varie soluzioni. Subito pensavo di usare un sensore di movimento, ma l'idea non mi piaceva tanto, perché quei sensori hanno all'interno dell'elettronica, che è sempre alimentata, e quindi avrebbe avuto un piccolo consumo di energia, e la cosa non mi piaceva. Ho cercato un po' su Amazon e ho trovato questi, che sono degli interruttori che rilevano l'apertura della porta e accendono le luci. Li ho ordinati ed eccoli qui. Sono molto semplici, alla fine sono dei semplici pulsanti normalmente chiusi. Hanno questa scatoletta di plastica bianca di protezione in cui c'è quest'altro pezzo che è l'interruttore vero e proprio. Se lo sfiliamo vediamo che ha sul retro due contatti. Quando il pulsantino non è premuto, quindi la porta è aperta, viene chiuso il circuito tra i due contatti per accendere le luci. Quando il pulsante è premuto dalla porta, il circuito si apre per spegnere le luci. Qui nella scatolina di plastica ci sono anche due fori per avvitare un fermacavo che viene fornito nella confezione. Osservando attentamente questo interruttore ho subito notato un problema. Manca un foro nel pezzo interno che è l'interruttore per far uscire i cavi. Risolverlo è stato molto facile perché è bastato fare un piccolo incavo nella plastica con un seghetto. Quindi, dopo avervi fatto vedere questo interruttore, andiamo a montarlo. La mia idea è di montarlo sullo stipite della porta, che però è troppo sottile e farebbe sporgere la scatolina dell'interruttore. Quindi ho misurato lo stipite della porta e ho tagliato due pezzetti di compensato di quella misura. Li ho incollati insieme e quando la colla si è asciugata ho levigato i lati. Poi ho fatto due fori nel blocchetto e l'ho avvitato allo stipite della porta. Per renderlo un po' più carino l'ho dipinto dello stesso colore della porta. Mentre la vernice asciugava ho iniziato a preparare i collegamenti elettrici. Per collegare l'interruttore alle luci userò un cavo bipolare. L'ho spelato e ho tagliato i due cavi per farli arrivare ai due contatti. Ho spelato anche i singoli cavi e ci ho messo due anellini da crimpare.
Ho svitato le due viti dell'interruttore e ho avvitato i due anellini che abbiamo attaccato prima ai cavi. Una volta fatti i collegamenti, ho infilato l'interruttore nella sua scatolina di plastica e ho avvitato il fermacavo. Poi ho avvitato l'interruttore al supporto che abbiamo fatto prima, in modo che la porta lo tenga premuto quando è chiusa. Per portare il cavo alla scatola di derivazione ho montato una canalina sul muro del sottotetto e ho infilato il cavo all'interno della canalina. Ora colleghiamo il nostro interruttore alle luci. Subito ho pensato di collegarlo semplicemente al posto del vecchio interruttore, ma volevo comunque poter spegnere le luci indipendentemente dall'apertura della porta. Nello scorso video ho montato una scatoletta di derivazione a cui si collegano le tre luci, che è proprio sopra la porta. Quindi ho pensato di collegare l'interruttore lì, in modo che sia in serie con quello a muro. Comunque, in descrizione vi lascio lo schema elettrico dei collegamenti che farò. Prima di iniziare a fare i collegamenti, ho staccato la spina che collega le lampade all'impianto elettrico, in modo da fare tutto in sicurezza. Visto che dovrò aggiungere un foro alla scatola per far passare il cavo dell'interruttore, l'ho aperta. Ho staccato i cavi e l'ho smontata. Poi ho fatto un altro foro nella scatola e ci ho avvitato un passacavo. Ho avvitato di nuovo la scatola al suo posto e ho infilato nei passacavi i cavi che c'erano prima e quello dell'interruttore. Poi ho spelato tutti i cavi, quelli delle lampade e quello dell'interruttore. Una volta spelati i cavi, ho iniziato a fare i collegamenti con dei semplici morsetti. Per prima cosa ho collegato la fase dell'alimentazione ad uno dei due cavi dell'interruttore. Il neutro dell'alimentazione l'ho collegato direttamente a quello di tutte le lampade. Infine ho collegato l'altro cavo dell'interruttore alla fase delle lampade. Abbiamo finito i collegamenti. Ora chiudiamo la scatola di derivazione, sperando di riuscire a farci entrare tutto il groviglio di cavi. Adesso che la scatola è chiusa, possiamo riattaccare la spina che collega le luci all'impianto elettrico. Come l'altra volta, rullo di tamburi, accendiamo l'interruttore a muro e funziona. Quindi ora, lasciando l'interruttore a muro acceso, quando apro la porta le luci si accendono e quando la chiudo si spengono. Invece, se voglio spegnere le luci anche se la porta è aperta, mi basta spegnere l'interruttore a muro. Bene, abbiamo finito anche questo progetto. E come avete visto, l'interruttorino che abbiamo montato funziona molto bene. Una cosa a cui bisogna stare attenti è che quell'interruttore regge fino a 2 A. Quindi se dovete attaccare un carico superiore ai 2 A, dovete mettere un relè adeguato tra l'interruttore e il carico. E anche per questa modifica lascio lo schema elettrico in descrizione. Ovviamente un interruttore come questo si può usare anche, ad esempio, per controllare le strisce LED che illuminano un armadio o per molti altri utilizzi. Comunque, se anche voi volete montare un interruttorino come questo per automatizzare le vostre luci, valutate bene come farlo e fatelo in sicurezza, staccando l'interruttore generale mentre lo fate. In ogni caso, come sempre, io non mi assumo nessuna responsabilità sui danni che potreste fare a voi stessi o al vostro impianto elettrico. Anche questo video finisce qui.
Io vi ringrazio di averlo guardato fino a questo punto, spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e se è così lasciate un like, iscrivetevi e non dimenticate di seguirmi su Instagram. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video!